Il repertorio sicuramente, che composto tutte le cose che mi segno giorno dopo giorno, il computer, tutto il repertorio immagazzinato, eccetera. Poi c'è la prontezza di tirare fuori quella cosa in quel momento. Là, la lucidità e la velocità sta là. Quando si improvvisa è andare ad attingere magari una battuta che sai che funziona, e in quel momento, e allora fai bingo. Cioè, è lucidità, l'improvvisazione è lucidità. E tempo, essere veloci e avere un buon repertorio, essere, oppure anche nel mio caso, deformato, cioè il vizio proprio di deformare la realtà e creare un po' di surrealismo. Senti, qual è il lavoro tuo che ti ha dato maggiormente soddisfazione, che ti piace di più tra i tanti fatti? Sicuramente questa esperienza di Don Matteo, perché supera qualsiasi, visto che ho fatto 250 e passa episodi. È tanto. Ho potuto mettere a fuoco il personaggio negli anni, quindi Sì. è più curato di tutti, perché ormai lo conosco, ma sono più io che porto al personaggio che il personaggio porta a me. Il personaggio è scritto, Benissimo. guardo là, vedo, cerco di capire se conosco un tipo come lui per Esatto. qualche dato in più. Più notizie si hanno del personaggio, meglio si fa. E quindi ecco, cercare nel Per personaggio. esempio, per uno che recita nelle fiction, succede che non si recita cronologicamente, quindi c'è la storia, pezzo, altro pezzo, pezzo. Si dà la precedenza alle location. Quindi se siamo Certo. in un bar, L'ottimizzazione cosiddetta. se siamo in un bar, giriamo tutte le scene che si svolgono in quel bar per non spostarci. Però naturalmente sono in momenti diversi. Come succede a scena 40, scena 60, scena Certo. 11, se torno indietro. Allora, per recitare bene bisogna avere presente esattamente anche lo stato d'animo di quel punto, di quel In quel nucleo. momento. Perché se tu eri arrabbiato prima, poi sarà allegro. Se tu a uno pensi che lui sia colpevole, non puoi trattarlo o guardarlo come si guarda un innocente, lo guardi come colpevole. Quindi le informazioni sono fondamentali, però c'è un lavoro che la segretaria d'edizione. La segretaria d'edizione è la persona che può aiutare meglio di tutti Eh sì. Che gli attori. La segretaria d'edizione dico: senti, allora chi siamo? Chi è quello? Com'è quello? Come c'è? Che succedeva prima? Che me era facevo prima? successo? Che giorno è? È giorno o è mattina? È sera? Sono stanco? Non sono stanco. Tutti i dati possibili mi aiutano per rendere meglio il personaggio.